Buonasera, buonasera a voi. Allora, rimaniamo sulle manifestazioni che sono ancora tantissime in giro per l'Italia. La nota dolente purtroppo è che sono soprattutto nell'Italia settentrionale e centro, mentre quasi assente nell'Italia meridionale. Questo è un fatto gravissimo. Sembra che ai meridionali non interessi o non sia mai toccato il Covid. Sembra che in meridione non ci sia una grandissima crisi che sta colpendo gli italiani, o perlomeno l'Italia meridionale dimostra di non avere nessuna intenzione a ribellarsi alla situazione che stiamo vivendo. Ma rimaniamo allora alle manifestazioni dove si svolgono, dove è importante secondo me continuare a partecipare, perché qualcuno così mette talvolta in dubbio l'utilità. Io credo che l'utilità ci sia sempre per almeno due aspetti. Uno, che dimostriamo al sistema che noi ci siamo. Cari miei, noi non molliamo e non molleremo mai. Dobbiamo dimostrare al sistema che siamo tanti, feroci, sempre pronti e che siamo sul pezzo. E in secondo luogo, perché rimaniamo aggiornati su quelle che sono chiaramente le novità, su quelle che sono le evoluzioni, sia per quanto riguarda il Covid che per quanto riguarda il caro vita. Ieri, per molti versi, molti dei relatori hanno parlato di questi aspetti, ci hanno informato di quello che sta succedendo. Ecco, però stasera, mi sento anche di muovere un po' una critica, perché troppo poco si parla di cosa realmente fare. Cioè, ci sono, se avete fatto caso, le analisi puntuali, attente, precise, ma raramente, raramente si parla di progetti, quello che noi dobbiamo fare per abbattere il sistema. Una di queste iniziative ve l'ho raccontata nel video del pomeriggio, ma più che essere una iniziativa, è un comportamento che noi dovremmo avere da settembre, cioè quella della disobbedienza, civile. Però poi io credo che sarebbe anche il caso di fare delle azioni incisive nei confronti del governo, di avanzare delle pretese nei confronti del governo, di sottolineare le cose che vanno male e pretendere delle proposte da parte del governo, cosa che non succede. Ieri, sempre per tornare alla manifestazione di Torino, che poi era un festival, il primo festival di resistenza costituzionale. L'intervento del magistrato Giorgianni verteva sul fatto che siamo tutti divisi, che ognuno guarda al proprio orticello. Lui ci ha spiegato che si sta mettendo insieme ad Ornella Mariani. Però poi in fondo lui ha un po' lo stesso obiettivo. Lui dice: non dobbiamo andare ognuno per conto nostro, venite con me, che per carità ci può anche stare, no? Però vedete, o qualcuno qui finalmente ha il coraggio di dire: cari signori, io ho questo progetto, io intendo operare in questa maniera, io ho in mente questo tipo di organizzazione, io ho in mente questo tipo di azioni. Ci state, non ci state? Cioè, ci vorrebbe un personaggio chiaramente che ha competenza, che ha esperienza, che si espone in questa maniera. Perché altrimenti noi, non è che voglio dire facciamo chiacchiere, perché ho appena detto che è importante e utile rimanere informati, aggiornati, ma però non arriviamo mai a quel dunque che serve per avere una minima possibilità di ottenere dei risultati, e cioè le azioni. Come ci muoviamo? Quali sono i progetti? Io mi aspetterei da qui in poi che salgano sul palco dei personaggi e ci dicono che progetto hanno nella mente, ma molto dettagliato, non così portare 3-4 punti che ormai tutti quanti conosciamo e sappiamo, ma come?
come costringere il governo a mettere in atto i punti che noi abbiamo in mente. Qual è la strada che vogliono percorrere e che dobbiamo percorrere? Ecco, io sento questa parte molto, molto latitante. Io alcune mie idee ve le ho dette. Noi dobbiamo soprattutto cercare di lavorare molto sul territorio, creando una struttura territoriale, perché noi purtroppo non abbiamo accesso al mainstream, non abbiamo accesso ai media, no? Uno come paragone, chiaramente la facile, una sera sì e l'altra pure, è in televisione, può parlare del suo progetto, può parlare delle sue idee, di cosa vuole fare, che Italia intende e come intende trasformarla, e non ha bisogno di creare una rete nazionale. Invece il popolo, e a me piacerebbe avere, come ho sempre detto, un movimento d'azione popolare con personaggi totalmente fuori dalla politica, che non siano mai stati immischiati con la politica. Però questi non hanno le potenzialità, le possibilità, con il caso che vi ho appena fatto, di paragone, e quindi la strada è un altro. Oserei quasi dire olio di gomito. Dobbiamo lavorare sul territorio, avvicinando la gente, parlando con la gente, avendo un'idea ben chiara. Un'idea che portiamo in giro per l'Italia, un'idea che riguarda il fare, non semplicemente il dire. Avere le idee chiare, avere un progetto è la base, è fondamentale, ma se continuiamo a non parlare dell'azione, rimangono parole. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.